nome della scuola, dalla sigla, che è IPSEOA, cioè Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, e quindi l'offerta formativa che si specifica poi dal terzo anno in poi riguarda sia i servizi di cucina e pasticceria, i servizi di accoglienza e di sala e bar, e curano quindi a tutto tondo tutta l'ospitalità alberghiera. È un lavoro che facciamo dedicando molto tempo a questo, i docenti si formano, ognuno può trovare all'interno del contesto classe rispetto ad attività che necessitano di profili differenti, di talenti differenti, di intelligenze differenti di ciascun ragazzo, e quindi la sua particolarità è quella che apparentemente può sembrare una diversità, difficoltà, sbarra difficoltà, dico così, diventa, cambiando punto di vista e con un atteggiamento insomma un po' più risolutivo e creativo, una risorsa. Cosa significa questo? Quello che ci sforziamo di fare da un punto di vista didattico è di trovare per ciascun ragazzo il suo personale percorso, e quello che inizialmente può sembrare un'esuberanza o una difficoltà che va più verso un atteggiamento un po' eccentrico oppure una timidezza, poi diventa una risorsa messa all'interno di un contesto dove ciascuno fa la sua piccola parte e nell'insieme acquista proprio un senso, un significato differente. Quindi dare risalto ai talenti diversi nel rispetto delle diversità e anche delle personalità di ciascun ragazzo, accompagnandoli, ecco, passo passo a diventare la migliore versione di se stessi. Sicuramente la collaborazione tra scuola e famiglia è fondamentale per la riuscita del progetto formativo. E l'Istituto del Samorante di Crespiano non si sottrae a questo importante legame attraverso tutta una serie di canali. Innanzitutto il contatto diretto, l'imprescindibile contatto diretto con le famiglie in occasione dei rituali colloqui, in caso di necessità, attraverso la partecipazione ai consigli di classe, al consiglio di istituto. Un secondo importante canale di contatto è quello del registro elettronico. Sono tutti elementi importanti che rendono completa questa relazione. Un ulteriore passaggio è quello del sito della scuola. Consigliamo di consultare periodicamente www.elsamorantecrispiano.edu.it. Occasione di contatto col contesto scolastico viene offerta anche attraverso i social. Abbiamo una pagina Facebook e una pagina Instagram per conoscere in maniera più dinamica questo percorso formativo che la scuola offre. Gli alunni partecipano ai concorsi dei diversi settori, enogastronomici o concorsi specifici per sala, che queste sono occasioni importanti per gli alunni perché si misurano con altre realtà, quindi il concorso serve allo studente per conoscere meglio se stesso e potenziare le proprie competenze tecnico-professionali, ma anche serve alla scuola per misurarsi con altre realtà scolastiche e capire se effettivamente andiamo nella giusta direzione. L'accoglienza è importante, è una materia peculiare dell'istituto alberghiero, e nel primo biennio i ragazzi studiano il territorio, i prodotti sempre dello stesso territorio, si lavora molto sulla formazione e si associano anche attività alberghiere tipiche. I ragazzi quindi possono scegliere in maniera più approfondita il settore nel terzo, quarto e quinto anno. Quindi questi ragazzi potranno avere una formazione per operare in ambito alberghiero.